comunque questi hanno già sorpreso, sono già fioriti questi. No. Dottoressa Bordoli, candidata a sindaco del PDL, la vediamo al lavoro nei giardinetti di via Vittorio Emanuele in centro storico. Sì. Che iniziativa è? Come nasce questa iniziativa? Beh, l'iniziativa è quella di dire anche con poche risorse che vogliamo lavorare per i giardini. Ed è un programma che stiamo iniziando noi, ma che vorremmo proseguire naturalmente con le persone che vivono nei vari quartieri, quindi affidare anche un po' ai volontari la cura dei nostri giardini, perché anche con scarsità di risorse la buona volontà c'è e quindi possiamo andare avanti e tenerci puliti e quindi proseguire con questa attività anche dopo. Cosa state piantumando, diciamo, che piante sono? Vediamo dei fiori. Stiamo mettendo dei fiori che ci hanno, perché abbiamo avuto indicazioni precise dal comune. Come si chiamano, Marcella? Nuova Guinea. Nuova Guinea. Sì, perché abbiamo avuto proprio le indicazioni e seguiamo ovviamente, chiediamo permessi e quant'altro. Ecco, voi non è la prima. Non è la prima, diciamo, iniziativa di questo tipo, l'abbiamo vista verniciare, sì, sì, sistemare le panchine del io parco. Nella casa sul lago di mio padre lavoravo da ragazzina e quindi un po' di esperienza ce l'ho. Insomma, avete deciso che per questa campagna elettorale di fare queste iniziative, sì, un modo... Spendere qualcosa anziché in cartelloni e in carta, spenderla per i nostri giardini, ma ripeto, non è che l'inizio, perché noi indipendentemente da come andranno le cose vogliamo proseguire in questo. Dobbiamo posizionare Laura prima, così vediamo le liste.